Allora, maestro Ivo Salietti, che sei toccato età matura, nel senso 70 anni, sei arrivato quasi 70 anni. Quasi 60. A quasi 60. Ti porta malissimo. Scusa, tuo zio. 68 mi sembra, giusto? Caro mio, 71. 71? Ah. Ti porta benissimo. Con quello sì. Non hai avuto crisi che hai avuto 60 anni, 10 anni fa? Non ti ricordi? No. Quando hai compiuto 60 anni? No, quando ho compiuto 40 anni ho avuto un momento di sbandamento. Ah sì? Perché a 40 anni in realtà scopri la mortalità. Sì. Ma a 40 anni hai la prima visione della mortalità. Sì. Poi no, non ho avuto crisi in realtà. Nessun crisi? No. Io mi ricordo. Ma sì, allora a 60, ricordo, a 60 anni, mi dicevo anch'io. Sì, 10 anni fa, sì, ha avuto... A può darsi, E poi era finto forse. No, non era finto. Ma come Maurizio Garofa. Ma può anche darsi, però, sai, non sono quelle crisi che ti abbattono completamente. No. Sono proprio forse quell'idea lì, così, che appunto... Mortality, no? Sai che ormai non raddoppierai quegli anni lì. Bene, allora a 70 anni sei ancora più attivo che mai. Hai qualche il progetto che vorresti finire nei prossimi anni? Beh, sai, i progetti non è meglio non diffondermi troppo. No, certo. Sto lavorando. Su questa cosa dei Balcani, no? Questa sì. L'abbiamo già sentita, l'abbiamo sì, già detto, certo. Questo progetto di frontiere, di altrove, no? Sì. L'altrove non solo geografico ma anche l'altrove poi, voglio dire, umano, psicologico, no? Un po' legato anche alla solitudine dell'uomo, no? Certo. Cioè, un confine straccia sempre una vita da un'altra, no? Certo. Mentre tutto ciò lo faccio anche grazie a persone che hanno fiducia, che credono in me, nella fotografia che faccio, Inside Over per esempio. Sì. No, ma io devo dire che non fosse per questo ginocchio che è un po' così. Puoi citare anche Andrea Ponti. Ma lui non vuole. Ma sì che voglio. Ah, non dispensare. No, certo mi piace. Ah beh, certo, che sono proprio. Certo. Uno dei miei più grandi estimatori, certo. No? Andrea Pontini. Che è l'ideatore, anche lui è un visionario, no? Certo. Glielo dicevo oggi, ma visionario nel senso positivo della parola, no? I visionari, certo, hanno sempre fatto delle grandi cose, certo. E lo paragonavo addirittura a Gaudì, no? Certo. Io l'ho preso per culo. No, perché è il primo nome che mi è venuto in mente, Gaudì, ma che ha costruito questa cattedrale immensa a Barcellona che, certo, non riescono a finire perché non c'è nessun ingegnere che si prenda la responsabilità di... Però sta andando avanti. Sì, ma la cupola... Comunque sta andando avanti. Il problema è la cupola. Ah. Che nessuno sa come farla star su. Sì. Meno che non mettano degli altri pilastri, ma... Lui ce l'aveva l'idea. Vabbè, lui lo sapeva benissimo. Certo. Mentre... Poi ha attraversato la strada per raccogliere una pietruzza ed è stato investito da un tram. Certo. Invece, una volta tu mi hai raccontato, no, che volevi partire, no, cioè con un furgone, cioè da solo. Ma allora, tu come vedi la tua morte? La mia? Sì, la morte. Come vedo la morte? Sì. Che rapporto hai con la morte? Ma no. Proprio, cioè non la pegliaccia altrui. Sì, no, ma non ho un rapporto particolarmente... amichevole intanto. Però neanche è una cosa che mi preoccupa in eccesso, non è di quelle cose che non mi fanno dormire, no? che temo, dice, quando sarà il mio momento, sarà il momento di che la mia vita dovrà finire, finirà. Ma tu ci credi al di là? No. No. Né tanto meno dell'al di qua, no, certo, per dire, no, però al di qua, cioè, ci credi, no, ovviamente, perché l'hai visto, ma
cotto e crudo, nel senso no, tutto di tutto. Non credo nell'aldilà, non credo in un dio particolare o in delle leggende cristiane, musulmane. Cioè. Certo. Noi siamo delle creature che dobbiamo essere, cercare di vivere con un grande senso di responsabilità, di etica, no? E poi quando è finita, no, pensieri particolari su queste cose. Qua. Quando sarà. Quindi sei sereno. Sono sereno, sì. In questo senso. Sì. Però tu sei disgraziato, perché quando stavi male non hai contattato nessuno, sei entrato in ospedale, cioè dopo una settimana abbiamo saputo tutti quanti dopo che quando stavi bene. Sì, ma questa cosa è... Intanto, perché disturbare? Perché devo... Nessuno avrebbe sentito un disturbo. Se tu mi... No, cioè, da Genova mi chiedevi, cioè, ho bisogno di, non so, yogurt, cioè, sarei partito da qua, cioè, ti avrei portato yogurt, volentieri, cioè, un piacere. Ma io non avevo bisogno di yogurt, non avevo bisogno di niente, avevo bisogno di... Io tutto quello che vuoi. La signora... Signora Corina... No. Andrea, cosa ne pensi? Cioè, è una disgraziata, no? Ben altro che per quello. Beh sì, cioè, è un fotografo. Cioè, non lo so, probabilmente sono il mio carattere, sono fatto così, ma io non ho... Non è che ami solitudine, no? Ma no, non è questione di amare la solitudine, è questione di non stare lì a disturbare persone che poi vengono e finiscono per disturbare me, diciamola tutta. Ecco, cioè parliamoci chiaro, cioè fino in fondo. Vengono lì a fare cosa? A portare fiori, cioè, a chiederti come si dà, come sto, sto malissimo. No, per cui sono così e quando sarà il caso, allora sì, chiederò anche, ma in quell'occasione lì non mi era il caso. Certo. Vabbè, comunque, avvisaci che veniamo a trovarti, anche se stai male. No. Poi anche tu, cioè se sto male, cioè io ti chiedo... No, cioè tu stai male, chiamami. Sì, cioè ti chiamo, cioè no, cioè vieni a trovarmi. Tu chiamami, sì. io vengo a trovarti. Se uno di noi due sta male, io vengo a trovarti. E va bene. Bene, bene. Senti, invece tu, Dandy, come va? Come stai? Cosa succede? Gira la telecamera verso di te, adesso ti intervisto io. Io sto benissimo, sto bene, stiamo lavorando tantissimo, sono su di morale sempre, ho tante idee, tanti progetti da realizzare. E quindi c'è un'adrenalina a 200%.